Che Netflix sia una piattaforma ben studiata e ben realizzata è un dato di fatto. Diciamo che tutte le funzionalità di base della piattaforma di streaming video ormai più utilizzata al mondo sono buone e funzionano abbastanza bene, ma ci sono alcune lacune, soprattutto nella versione web, che in effetti infastidiscono alcuni utenti. Ebbene, in questo video vi farò vedere proprio come risolvere queste piccole lacune, sono piccolezze in nulla di particolare, che però poi quando si utilizza l'applicazione, quando si utilizza la piattaforma, soprattutto nella sua versione web, con il tempo vedrete che risulteranno molto più comode. Lo faremo in Chrome, quindi nel browser di Google, lo faremo con un'estensione che in effetti funziona veramente molto bene ed è semplicissima da utilizzare, gratuita ovviamente, e lo faremo quindi esclusivamente focalizzandoci sulla piattaforma web di Netflix, che ormai abbiamo proprio studiato approfonditamente in tantissimi video. Io sono Dario Caliendo, benvenuti in un nuovo video di Tech Fanpage. Nello specifico il plugin che andremo ad utilizzare si chiama Netflix Go, è ovviamente gratuito e il link lo troverete nella descrizione del video. Si tratta di un plugin per il browser di Google con il quale è possibile praticamente disabilitare il conto alla rovescia al termine di una riproduzione o di una puntata di un video e attivare la riproduzione continua senza alcun limite, riproduzione che altrimenti si bloccherebbe dopo 3 visualizzazioni. Tutto quello che dovrete fare per attivare queste funzionalità sarà scaricare il plugin e il gioco è fatto. Installato il componente aggiuntivo di Chrome, comparirà un'icona accanto alla barra degli indirizzi con la quale si potrà attivare o disattivare la funzionalità e, da ora in poi, a patto che Netflix Go sia attivo, ogni volta che si riprodurrà una serie TV, un documentario o un film su Netflix, sarà attivata la riproduzione continua delle puntate e non verrà più visualizzato il conto alla rovescia, ma si passerà automaticamente alla puntata successiva. Con l'utilizzo di questo plugin, ragazzi, la vostra esperienza utente con Netflix nella sua versione web, credetemi, cambierà in tante piccole cose, ovviamente non è nulla di sostanziale, ma utilizzandola con costanza vedrete che sarà tutto molto più veloce, tutto molto più comodo. Io sono Dario Caliendo, l'appuntamento al prossimo video di Tech Fanpage.